La storia ci insegna che l'associazione Rockstar Sostanze Stupefacenti è pressoché scontata, ma l'eccezione che conferma la regola è sempre dietro l'angolo. Che ci crediate o no, l'eccezione in questione si chiama Roger Daltrey. Il cantante degli U, insieme all'inseparabile Pete Townshend, ha cominciato il suo giro negli Stati Uniti per il Moving On Tour, 25 date in cui i due ripropongono una carrellata di pezzi storici degli U accompagnati da un'orchestra. Ecco, è proprio durante uno di questi concerti, nello specifico dal palco del Madison Square Garden di New York, che Roger Daltrey ha dovuto chiedere al pubblico presente di non fumare erba perché è talmente allergico ai fumi di cannabis che rischia, in un ambiente soprattutto chiuso, di perdere totalmente la voce. Tra l'altro era già successo qualche anno fa a Long Island, in ogni caso Roger Daltrey non l'ha presa molto bene e ha invitato il suo pubblico a smettere di fumare, utilizzando un linguaggio anche piuttosto colorito. Comunque, se volete ridere ancora, io vi consiglio di guardare il video, ormai conoscerete tutti il format inventato da Jimmy Fallon e dai Roots nell'ambito del suo The Tonight Show, in cui gli artisti eseguono dei propri brani con degli strumenti per bambini, con dei giocattoli. Ecco, io vi consiglio caldamente di non perdervi il video di Roger Daltrey e Pete Townshend che con dei mini strumenti interpretano il loro classico Won't Get Full Again. Dopo Bohemian Rhapsody sta per uscire un nuovo film sulla vita e sulla carriera di un grandissimo artista. Sto parlando di Elton John e il film non poteva che intitolarsi Rocketman. Dexter Fletcher, il regista, quando ha accettato di raccontare la storia del baronetto inglese, già sapeva che un banale film biografico non sarebbe bastato, un po' come era successo invece per Walk the Line, la storia di Johnny Cash, o con lo stesso Bohemian Rhapsody, che comunque ha suscitato moltissime polemiche per un po' di imprecisioni e incongruenze rispetto alla vera storia dei Queen. Elton è magia e immaginazione, ha dichiarato Fletcher, e noi volevamo usare il suo i brani per rendere questo progetto molto di più di un semplice film biografico. Ecco, ci sono riusciti, il risultato è Rocketman, un musical condito con coreografie, effetti spettacolari e dove il protagonista Taron Egerton canta davvero sostituendo la voce di Elton John. Elton infatti ha dichiarato: quando ho visto cantare e recitare Egerton non ho visto un attore ma ho rivisto me stesso e questo mi ha molto emozionato. Oltre alla musica ci sarà molto spazio anche per la vita privata, dal primissimo incontro con Bernie Taupin, il suo paroliere storico che lo accompagna ancora oggi, fino a ricovero in rehab negli anni 90 per via dell'abuso di droghe e alcol. Il film è stato presentato in anteprima mondiale fuori concorso al Festival di Cannes e uscirà nelle sale il 31 maggio. Contestualmente uscirà anche un disco con la soundtrack e una bio e ovviamente vi ricordo che Elton John sarà in Italia a fine maggio all'Arena di Verona e sul palco di Lucca Summer Festival. Se abbiamo raggiunto una certezza nella vita è che i Rolling Stones non smetteranno mai di suonare e di fare concerti dal vivo. Il tour ripartirà, le date sono state riprogrammate dopo che erano stati costretti a fermarsi per via delle condizioni di salute di Mick Jagger, al quale i medici avevano imposto uno stop, ma Mick non tradisce mai le aspettative e sembra essere tornato ancora più in forma di prima, come dimostra un video che ha pubblicato sui suoi social in cui si scatena in un simpatico balletto. Il tour ripartirà e ripartirà il prossimo 21 giugno dal Soldier Field di Chicago nell'Illinois, durerà tutta l'estate fino al 31 agosto quando invece finirà a Miami. Adesso siamo veramente sicuri che le pietre rotolanti hanno stretto un patto col diavolo. Anche per oggi è tutto, io vi aspetto mercoledì prossimo con le nuove rock news di Jam TV.